La novità consiste principalmente nell'applicazione dell'articolo 34 della legge antimafia. Questa norma consente di inserire nell'amministrazione di una società, di un'attività economica che si sospetta, si ritiene che sia assoggettata ai voleri della criminalità mafiosa, che sia controllata, un amministratore che possa amministrare bene l'azienda e poi riportarla a livelli di correttezza, a livelli di legalità, e per poi essere inserita di nuovo nel libero mercato in modo corretto. Quindi è una norma diversa da quella che consente e più volte è stata applicata, che consente il sequestro dell'azienda finalizzato alla confisca. Questa norma invece è finalizzata a far recuperare all'azienda una situazione di legalità per poi continuare in modo allineato con le altre aziende sane. Nel caso di specie, come sapete, si è trattato di un provvedimento che riguarda la Tecmes e aziende collegate, quindi un'attività economica importantissima, poiché si tratta di aziende che lavorano non soltanto in Italia ma anche all'estero, anche in paesi extraeuropei, con circa 350 dipendenti, un fatturato notevolissimo. E dunque importante non solo nell'economia catanese ma nell'economia italiana. Si è potuto verificare nel corso degli anni, poiché questo provvedimento di questi giorni è a conclusione di indagini condotte dalla Procura e dal Rosso dei Carabinieri, nel corso di circa 10 anni si è verificato che queste aziende dovevano pagare a Cosa Nostra, dovevano avere dei collegamenti con Cosa Nostra, si dovevano inserire in appalti e in lavori cospicui del palermitano, di altre zone della Sicilia e non solo, ma in stretto collegamento e in asservimento, si può dire, dei voleri di Cosa Nostra.